Facem Domine in diebus nostris, quia non est alibus, qui pugnet pro nobis, nisi tu Deus nostre. Fiat pax in virtute tua, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. O Dio, che hai creato e governi l'universo, fa che sperimentiamo la potenza della tua misericordia per dedicarci con tutte le forze al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Siracide. Rancore e ira sono cose orribili, e il peccatore le porta dentro. Chi si vendica subirà la vendetta del Signore, il quale tiene sempre presenti i suoi peccati. Perdona l'offesa al tuo prossimo, e per la tua preghiera ti saranno rimessi i peccati. Un uomo che resta in collera verso un altro uomo, come può chiedere la guarigione al Signore? Lui che non ha misericordia per l'uomo suo simile, come può supplicare per i propri peccati? Se lui che è soltanto carne conserva rancore, come può ottenere il perdono di Dio? Chi espirà per i suoi peccati? Ricordati della fine e smetti di odiare, della dissoluzione e della morte, e resta fedele ai comandamenti. Ricorda i precetti e non odiare il prossimo, l'alleanza dell'Altissimo, e dimentica gli errori altrui. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Salmo responsoriale. Il Signore è buono e grande nell'amore. Il Signore è buono e grande nell'amore. Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Il Signore è buono e grande nell'amore. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia. Il Signore è buono e grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane addirato in eterno. Non ci tratta secondo i nostri peccati, e non ci ripaga secondo le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore, perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Il Signore è buono e grande nell'amore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di voi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo, infatti, Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Comandamento, dice il Signore,
amatevi l'un l'altro come io vi ho amati. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo, gloria a te, o Signore. In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che vuole regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio! Io ti ho condonato tutto quel debito perché mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi, se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. L'altro giorno abbiamo ricordato l'anniversario di quel terribile giorno, l'11 settembre 2001. Sono passati già 19 anni e questo ricordo mi ha fatto pensare a quando sono andato qualche anno fa a visitare il museo dedicato alla memoria dell'11 settembre. Questo museo, che sta proprio dove stavano le Torri Gemelle, è il museo ti porta momento per momento, minuto per minuto, attraverso tutta quella giornata. Il museo ti porta per tutta quella giornata. Ogni passo che facevo mi portava davanti un episodio, davanti un momento diverso. E la strada che facevo dentro il museo, andando da una mostra all'altra, suscitava dentro di me un diluvio di emozioni. Vedendo le immagini, leggendo le storie, ascoltando le voci, mi facevano sentire il dolore, la tristezza, la rabbia e infine
pure l'odio, l'odio specialmente verso quelli che hanno compiuto questo atto di male vero e proprio. Ma alla fine di questo passaggio, attraverso il giorno dell'11 settembre, c'è un oggetto assai piccolo, ma non di meno importante. C'è alla fine di questo museo un pezzo di acciaio che faceva parte di una delle torri e che è stato scavato dopo la distruzione. E attaccato a questo pezzo di acciaio è una pagina della Bibbia. È una pagina dal Vangelo di Matteo con il titolo Vendetta. E il testo contiene queste parole di Gesù. Avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgli anche l'altra. È questa una coincidenza? Ci sono tanti e tanti capitoli e versetti nella Bibbia, ma sono queste le parole dal discorso della montagna di Gesù che sono stati trovati e esposti in modo permanente sotto le rovine delle Torri Gemelle. Il messaggio perenne del perdono di Gesù in questo modo ci colpisce molto forte dalle macerie di quella tragedia e ci insegna qualcosa di molto importante, che l'amore di Dio ha sempre l'ultima parola e che la vera pace che viene portata dal perdono e dalla misericordia di Gesù non può essere distrutta o coperta sotto le macerie del male. Il perdono al quale siamo tutti chiamati a vivere non vuol dire che dobbiamo ignorare il male, neppure che quelli che compiono atti di terrore non vanno portati alla giustizia. Il perdono significa che per avere la pace dentro di noi, la vera pace, ci tocca ad eliminare i sentimenti di odio, di rabbia, di risentimento che contaminano le nostre anime. Nel Vangelo di oggi il servo malvagio è pronto a ricevere il perdono, ma non era pronto a perdonare. Per ricevere la misericordia e il perdono da Dio, dobbiamo anche noi essere pronti a perdonare gli altri senza limiti. Quando Pietro chiede a Gesù quante volte deve perdonare, Gesù risponde non 7 volte, ma 70 volte 7. Il numero 7 nella Bibbia significa la perfezione, la totalità. Ricordiamo che Dio riposa il 7° giorno dopo la creazione, perché vedi che tutto quello che ha creato è buono e completo. E quindi il numero 77 non significa quantità, ma qualità. È un simbolo della totalità, che il perdono deve essere totale e senza limiti. Questo è importante perché ogni volta che noi recitiamo il Padre nostro, noi preghiamo così: rimette a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Stiamo chiedendo a Dio di trattarci e di perdonarci nel modo in cui noi trattiamo e perdoniamo gli altri. Cari fratelli e sorelle, spero che quella pagina della Bibbia trovata nelle macerie parli ad alta voce e in modo chiaro a noi tutti, che ci spinge a capire che la vera pace, la pace di Cristo, possa trovare posto nel mondo solo attraverso cuori sinceri che sono pronti a perdonare senza limiti. Quando Gesù fu in croce, pregava per quelli che gli perseguitavano, dicendo:
Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Che noi per questa celebrazione eucaristica echeggiamo le stesse parole di Gesù affinché il perdono che viene fuori dai nostri cuori sinceri possa portare la pace nel mondo che ha veramente tanto bisogno. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, e salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ora rivolgiamo fiduciosi la nostra preghiera a Dio, nostro Padre, che è ricco di misericordia e di bontà. Per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, perché la loro voce che invita al perdono sia ascoltata da tutti i cristiani, preghiamo, ascoltaci, o Signore. Per coloro che governano le nazioni, perché trovino soluzioni pacifiche per risolvere i problemi mondiali, preghiamo, ascoltaci, o Signore. Per le famiglie che si trovano in discordo, perché trovino nel perdono vicendevole pace e armonia, preghiamo, ascoltaci, o Signore. Per tutti i malati e per coloro che hanno chiesto le nostre preghiere, perché il Signore li consoli e li protegga, preghiamo, ascoltaci, o Signore. E per tutti i nostri cari defunti, specialmente Gabriele, Angelo, Filippo Conigliaro, Giuseppe e Grazia Conigliaro, preghiamo, ascoltaci, o Signore. O Padre che perdoni tutte le colpe e guarisci tutte le malattie, non ci trattare secondo i nostri peccati, ma manifestaci ancora una volta la tua grande misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Thy
Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la Santa Chiesa. Accogli con bontà, Signore, i doni e le preghiere del tuo popolo e ciò che ognuno offre in tuo onore. Giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta, è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria quando hai mandato tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui nuovo Adamo hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della sua vita immortale. Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscono le nostre umili voci nell'inno di lode. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Mortem tuam annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur. Donec venias. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Nicola e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi le remettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Ubi carita sei.
Preghiamo. La potenza di questo sacramento, Padre, ci pervada corpo e anima, perché non prevalga in noi il nostro sentimento, ma l'azione del Tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.